Andiamo direttamente al punto e iniziamo con il numero uno. Ci piace parlare con le amiche. Se ci divertiamo con te, sicuramente ci piace condividere questa esperienza con la nostra migliore amica. Non conosco donna che non muore dalla curiosità di condividere con la sua migliore amica quello che è successo tra di voi, quello che è stato, come è stato bello, soprattutto se siamo ossessionate, diciamo, di te, nel senso buono, ovviamente. Parliamo tanto, tanto di te, magari anche del futuro, di come ci vediamo insieme, cose del genere. Sicuramente non entriamo nei piccolissimi particolari, però ecco, parliamo tanto, parecchio. E stai sintonizzato qui perché c'è qualcosa di molto juicy più avanti. Allora, il secondo punto, no, il secondo punto lo salto, è uno di quelli che vi dicevo prima. Terzo punto. Siamo super analizzatrice, sì, valutiamo tutto, molto, siamo molto 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 attente, siamo molto molto vigili per quanto riguarda il tuo mondo, insomma, se ci piaci, se ci divertiamo, e stai sicuro che sei sotto il nostro radar e guardiamo quello che ti piace, quello che non ti piace, quello che tu posti, quello che non posti, quello che dici, quello che non dici, il like che metti, i commenti, non so, fai un commento alla Annalisa, alla Maria, non so, ci chiediamo se ti piace questa Annalisa, questa Anna Maria, per davvero. Il quarto punto, che è un po' meno juicy, diciamo, è il conteggio. Sì, tipo se una donna magari è stata con tanti uomini, non è che verrà a dirtelo, non verrà a dirti il numero preciso. Un po' perché diciamo che nonostante il femminismo, nonostante la donna che adesso è più aperta, è più libera anche per quanto riguarda la propria sessualità, il proprio corpo e tutto, c'è questa percezione che da parte degli uomini che un uomo preferisce comunque, non so se è una cosa biologica, ma preferisce comunque la donna che magari è stata un po' più selettiva, diciamo, no? E lei non verrà mai a dirti il numero di ragazzi, di uomini con cui è stata, soprattutto se questo numero supera le dita di una mano o più di una mano, eccetera, soprattutto se magari ha avuto un periodo promiscuo, magari promiscuo, diciamo, nel suo percorso di vita, non verrà mai a dirti il numero preciso, sappilo. 5. Non ti dirà mai qualcosa che ti potrebbe far disinnamorare da lei. E qua entra, magari, non lo so, non verrà mai a dirti, soprattutto se siete all'inizio del rapporto, non ti dirà mai i suoi problemi di salute, salute mentale anche, oppure, non so, le problematiche in famiglia, magari, o che ha delle relazioni disastrose con qualche membro della famiglia, oppure che non ha un job, che non ha dei debiti, non verrà mai a dirti nulla di quello che lei pensa che tu la potresti giudicare in questo senso, insomma. Evita di dirti, soprattutto all'inizio della relazione. Il sesto punto invece è l'ipergamia. Ecco, è un po' sorprendente, magari non ti farà tanto piacere, però sì, devo dire che le donne sono più predisposte, sono più portate rispetto a voi uomini a certi aspetti, siamo più attenti magari che l'uomo ha una carriera, che ha un successo, che insomma ha lo status sociale, ha l'intelligenza, e magari un po' meno rispetto a voi uomini. Però c'è da dire che noi non te lo diciamo, facciamo un compromesso: se tu ci rendi felici, se l'uomo la rende felice, lei rinuncia a questi suoi, diciamo, standard alti, rinuncia con tanta tanta facilità se si sente felice nella relazione. Il settimo punto, siamo al settimo forse, sì. Allora, il punteggio diverso, e qui vi faccio un esempio molto molto eloquente. Diciamo che tu prepari una sera romantica insieme a lei, perciò prenoti il suo ristorante preferito, magari metti un abito nuovo, tagli i capelli, perciò è un bel look fresco, metti il suo profumo, ti metti il profumo suo preferito, magari che a lei piace tanto su di te, e il dolce preferito, il ristorante, candele, eccetera eccetera, e dici: mamma mia, qua ho fatto, insomma, ho preso un bel punteggio nel mio favore. Però vi devo dire che
Noi contiamo in modo totalmente diverso. Non dico che diamo per scontato tutto questo, no? Ci piace, sicuramente ci fa piacere, è un grosso punteggio, ma rimane uno solo, nel senso che se tu, non so, derubi una banca la mattina, non è che poi per il resto dell'anno ti metti tranquillo perché il gioco è fatto. Per noi conta la costanza, conta quello che fai con cura. Tutti i giorni contano tanto anche i dettagli, ma fatti con costanza, non una volta e poi non. Perciò è importante, importante, diamo tanta importanza a quello che fai tutti i giorni. 8. Allora, noi donne abbiamo bisogno di stimoli, di permanenti stimoli, continui stimoli, forse più di voi in una relazione. Perciò, se tu magari sei da tempo in una relazione, non confortarti troppo, non bisogna mettersi troppo tranquilli e rilassati. Bisogna comunque non smettere di fare le cose che facevi all'inizio della relazione per renderla felice e per vederla felice. Perciò, magari vi faccio anche un esempio più acuto, magari più portato all'estremis, diciamo così. Se tu durante la pandemia hai perso il lavoro e dici, ma tanto lavora lei, mi metto un po' tranquillo, tanto non è che. Non va tanto bene, non va bene così, perché comunque anche inconsapevolmente lei non la prende benissimo questa cosa, nel senso che se è un periodo va bene, però se questo periodo si protrae, nel senso che tu sei troppo tranquillo, se sei troppo, insomma, confortato da una situazione un po' così, non va bene. E te lo dico per il tuo bene. Lei non te lo dirà mai perché magari non vorrà dirti che è una donna che ha bisogno di, non so, un alto mantenimento di. Però è la verità. 9. Presta attenzione ai dettagli, diciamo. Ecco, noi donne non sempre comunichiamo in modo efficace. Magari non sempre diciamo quello che ci passa per la mente. Fai domande, ecco il mio consiglio è questo, fai domande, cerca di capire, cerca di stare attento ai dettagli, cerca di stare attento alle sue richieste, anche se non molto specifiche. Però ecco, se ci tiene a lei, cerca di capire perché è triste, perché non la vedi più, non so, felice o serena, perché se lei è felice anche tu sei felice, ovvio, se ci tieni alla relazione. Siamo arrivati al 10, no? Allora, vogliamo che tu sei un buon seduttore, diciamo, che sai a sedurre. Magari, ecco, non te lo diciamo mai, non vogliamo mai dirtelo come devi fare, in modo specifico, in modo preciso, ma ci aspettiamo che tu sai un po' queste cose. Ed ecco perché anche non è un caso che il 50 sfumature di grigio ha avuto, sia il film che il libro, ha avuto così tante vendite ed è stato così tanto amato e tanto popolare, insomma, nel mondo femminile, perché lui era un tipo molto dominante e ci piaceva, no? Perché sapeva fare, sapeva sedurre. Ed ecco, è molto importante, non è per niente trascurabile questo aspetto. Eccoci, siamo arrivati anche al secondo punto, al juicy point. Allora, vi devo dire questo, per quanto una donna sia bella, bellissima, sexy, sensuale, tutto quello che volete, sappiate che noi donne abbiamo delle proprie insicurezze, insicurezze che riguardano magari il nostro corpo oppure parti del nostro corpo e non abbiamo tanto piacere, insomma, di condividere questa cosa con voi. Perciò, questo che ti sto dicendo adesso è un grosso punto nel tuo favore se lo sai cogliere bene. Cerca di renderla al sicuro quando siete nella vostra intimità, cerca di farla sentire al suo agio, complimentala perché è molto importante, è molto d'impatto. Concludo così il mio video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tema, vi aspetto nei commenti. E se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo perché ho visto che siete in tanti che guardate il mio video, ma non vi siete ancora iscritti tutti. Perciò fatelo, mi fa tanto piacere e noi ci vediamo alla prossima. Grazie.